Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. E iniziamo subito il video. Vi faccio vedere un acquisto che ho fatto proprio adesso e ci tenevo insomma a farvelo vedere e magari a... insomma, vabbè. Praticamente ho comprato il Palo Santo, questo qua. Che allora non lo conoscevo, cioè l'avevo sentito dire, però non mi sono mai interessata al suo acquisto. Però diciamo che ultimamente rifacciamo un passo indietro. Vi dico solo che ho praticamente iniziato a fare un po' di meditazioni, ma da sola a casa, insomma, tramite dei video di YouTube, di canali YouTube che comunque trovo molto interessanti. E devo dire molto bravo anche la persona che ti accompagna nella meditazione. E sinceramente io non mi sono mai così avvicinata così tanto alla meditazione, devo essere sincera. Cioè, più che altro non riuscivo a farla da sola. Però poi ho scoperto questi canali YouTube, e c'è cioè in particolare un canale YouTube molto interessante, che devo dire molto bravo e devo dire che riesco proprio a immedesimarmi nel momento, quindi nel momento della meditazione, quindi devo dire che mi sta aiutando molto. E quindi mi sto un po' affacciando a questo mondo e vedo che aiuta, cioè nel senso non... Ho sempre visto comunque che la meditazione dà i suoi frutti, insomma, dà i suoi benefici, questo non lo metto in dubbio, però non mi sono mai affacciata e adesso ho deciso un po' di intraprendere questa cosa, anche così, proprio da sola, e mi piace molto. Poi ho deciso anche di comprare il Palo Santo, quei bastoncini, li ho comprati in erboristeria e ne ho presi 8. Devo ancora capire come funzionano bene, li ho accesi. Ha disperso un po' comunque il suo odore. Io non l'avevo mai sentito, ma ha un odore buonissimo. Pensavo che fosse un odore tipo quell'incenso da chiesa. Cioè, un po' lo ricorda, però non è così invadente. E poi comunque, da come ho capito, si spegne subito e bisogna riaccenderlo sempre. Però mi piace questa fragranza, quindi adesso facciamo una prova. Poi vedrò magari di comprare anche altre fragranze, perché ho visto che su Amazon c'è una marca che ha anche altre fragranze, mentre questa però comunque in questa erboristeria li aveva solo sfusi, quindi penso che è il Palo Santo quello classico. Fatemi sapere se anche voi l'avete mai utilizzato, perché ho letto che comunque questo Palo Santo ha delle proprietà proprio benefiche, perché oltre a purificare l'ambiente elimina anche la negatività, che devo essere sincera, ultimamente è un po'... Non sto passando un periodo bellissimo, quindi cioè, non mi va di soffermarmi su questa cosa. Però non sto passando un periodo bello per niente, anzi, ho mille pensieri in testa, diciamo, ho mille pensieri in testa e quindi di conseguenza si accentua anche un po' l'ansia, un po' le preoccupazioni. Quindi spero che questo periodo passi velocemente. E spero che sia solo un momento, però ecco, diciamo che mi sono affacciata a questo mondo della meditazione per ritrovare un po' la pace interiore, perché io veramente dentro sono un caos totale, ma volevo anche comprare questo Palo Santo perché in questo momento magari potrebbe aiutarmi e non si sa mai, insomma, quindi sto, diciamo, intraprendendo anche questa via, insomma, di queste cose. Perché ci ho sempre creduto e continuerò sempre a crederci. Vabbè. E vabbè, insomma, apro e chiuso parentesi perché non voglio soffermarmi a parlare di problemi, perché questo non è un canale che parla di problemi o ansie varie, perché comunque ce l'abbiamo tutti quanti, ognuno vive le sue condanne, ma voglio più che altro parlare di cose proprio tranquille, spensierate, del più e del meno, della natura, che ultimamente, come vedete, mi piace tantissimo stare nella natura. Vivrei costantemente nella natura, veramente. Ultimamente è una cosa che sento proprio cioè, sento proprio il bisogno di stare in mezzo proprio alla natura, ma nel senso che vado a camminare proprio nei posti di campagna, perché non lo so, non riesco a
Cioè, devo proprio sentire il suono degli uccellini, il suono del vento, il suono, insomma, quello lì. Bene, detto ciò, ho fatto la tinta dopo 3 mesi, quindi siamo ritornati al nostro colore nero, perché comunque avevo un po' di ricrescita e onestamente si cominciava a vedere, non mi piaceva. Fatemi sapere che anche se voi utilizzate il Palo Santo, se lo avete mai comprato, io è la prima volta che mi interfaccio con questo acquisto, quindi sono contenta di averlo comprato. Poi ho comprato 8 paletti, 6,50 euro mi pare, quindi neanche tanto, perché su Amazon avevo visto che 8 paletti erano molto più piccoli, costava tipo 10 euro più 4 euro di spedizione, quindi non valeva la pena. Quindi sono andata cioè io sono team acquisti online, ma certe volte sei costretto ad andare in negozio fisico perché poi dopo costa troppo la spedizione, insomma, quindi questo è quanto. Ok, sembro mercoledì ad Amazon, vabbè. E comunque sono venuta qua a fare spesa. Di solito io adesso ultimamente faccio sempre la spesa al Conad, perché è alla Cassa Amica, perché c'è anche l'Oasi, adesso ho aperto un nuovo Oasi qua che è alla Cassa Amica, però in realtà mi rifornisco soprattutto dal Conad perché è l'unico che è un po' più grande e ha la Cassa Amica. Solo che ogni Conad poi è a sé, perché ovviamente, cioè, sapete, nella Cassa Amica sì, vabbè, ci sono un tot di pezzi, però vabbè, comunque lì c'era scritto massimo 15 pezzi, io ne avevo molti di più, cioè vabbè, forse penso più di 20, però comunque non c'era nessuno, poi non si è neanche bloccata, quindi perché di solito queste qui si bloccano sempre. Quella addetta alla Cassa Amica mi ha fatto un po' di storia perché ha detto comunque 15 pezzi, devi avere 15 pezzi, c'è scritto, vabbè, io dopo, vabbè, ovviamente io ho detto, vabbè, non c'è nessuno, ha detto, ma per una questione di correttezza, vabbè, capisco, però metti caso che uno ha fretta perché io ovviamente quando vado a fare spesa non mi va di stare 3 ore in coda, cioè prima lo facevo, però adesso non lo so, mi ha un po' stancato questa cosa che devo stare sempre in fila e aspettare comunque l'operatore alla cassa, che tante volte non è neanche colpa sua, ma è colpa magari del cliente che ci mette 100 anni prima che mette la spesa. E ovviamente se uno ha fretta vai alla Cassa Amica, tanto pesa un po' la busta, però fondamentalmente non me ne frega poi del peso. Quindi, cioè, io lo faccio non perché non voglio essere corretta nei confronti del supermercato, per carità, alla fine c'è scritto, ma per una questione che non mi va di star lì. Cioè non mi va di stare, non ho pazienza di stare in fila purtroppo, non ce l'avevo, adesso non ce l'ho più e quindi per far subito, per fare una cosa molto più svelta e veloce e rapida, preferisco andare alla Cassa Amica, quindi vabbè, insomma dopo ho lasciato, sono stata zitta, però non lo so, mi andava di rispondergli così e ok, non è stato ovviamente corretto. Però, vabbè, io ho le mie ragioni perché lo faccio, non è perché voglio essere maleducata, ma perché odio la lentezza nei supermercati e non lo sopporto più. Purtroppo è ricominciato a diventare una cosa abbastanza, cioè potrebbe far ridere, però non sopporto più di stare in fila e 3 ore quando sulla Cassa Amica ce ne metti tipo la metà, vabbè. Ma fatemi sapere se anche voi avete anche voi la stessa pazienza. Io purtroppo non ho più pazienza delle cose proprio in generale, non l'ho esaurita. Tante volte non so neanche dove la trovo, però comunque fondamentalmente l'ho esaurita. Buongiorno, buongiorno, eccoci qua. Stamattina adesso portiamo fuori il cane. Non si sente niente perché ho messo già le cuffie, perché quando cammino mi va di ascoltare la musica e niente, usciamo così, molto semplice, molto basic. A proposito, volevo farvi un attimo la situazione tulipani, ecco. Allora, questi qui sono quelli piccoli che sono sbocciati, quindi adesso sono nel loro fiorire migliore. Questo si è aperto tantissimo, sembra un ombrello. Quello rosso si è spernato tutto, cioè guardate. E quello giallo, eccolo qua. Comunque, qui sono le foglie, si stanno seccando. E niente, alla fine ho letto su, cioè non ho ben capito, io ho letto su internet, ma siccome che non me ne intendo di giardinaggio, non riesco bene a capire. Credo che una volta passeranno, poi li butto, non lo so. Comunque ci sono il bulbo, magari lo taglio, poi vedremo. Comunque, ecco la situazione.
Bellissimi tulipani miei, stanno morendo. Good Buongiorno. morning. Diamo il buongiorno perché visto che questo weekend in realtà non ho bloccato tantissimo. Perché vabbè, comunque è stato un weekend tranquillo, niente di che. Adesso tu ti stai preparando per andare in moto come sempre. Mi aspetti dopo? No. Guardate questi tulipani, sempre peggio. Qui c'è la stalla, ancora la stalla. Comunque ieri non ho fatto il vlog, ovviamente, però e praticamente abbiamo fatto i Wüstel, sì, Wüstel, i hot dog, quindi abbiamo comprato lo dog e poi abbiamo comprato un pane particolare, cioè la marca migliore che c'è al supermercato, e l'abbiamo fatto in casa, quindi l'abbiamo brustoliti molto semplicemente con la salsa ketchup, quella piccante. Molto buono, devo dire, non male, però lo so, ho fatto fatica un po' a digerirli, a dire la verità. Beh, insomma, comunque adesso il tempo sta migliorando, sta ritornando il caldo, i primi caldi. Io ho una faccia struccata, bellissima faccia. Allora, vedi che cosa leo. E niente, quindi buongiorno a tutti. E niente. Buongiorno a tutti, buongiorno, eccomi qui da postazione macchina. Comunque ci tenevo a dire una cosa, praticamente mi è stato chiesto Tulipandia, l'evento, quella grotta a mare, quanto sarebbe durato? Vabbè che questo video comunque non so, uscirà prossimamente, però ci tenevo un attimo a dare questa informazione, perché credo che poi alla fine, io non so se si riesce a vedere qualcosa, vabbè, che credo che poi alla fine accomuna un po' tutti i campi di tulipani che ci sono adesso, questi campi che si mettono a disposizione delle persone che possono raccogliere i tulipani e che a causa di queste temperature calde, di queste stagioni sempre primaverili, ma che comunque sembrano addirittura che sia un po' estate, i fiori si seccano e quindi invece di durare un mese come doveva essere, perché io l'anno scorso ci sono andata il 25 aprile, quindi a fine mese, e già era sul punto comunque di chiudere perché comunque c'erano molti fiori che si stavano seccando, però comunque ha resistito fino al 25 aprile. Però quest'anno ho visto, proprio perché mi era stato chiesto sotto un video fino a quanto sarebbe durato questo evento, sono andata a vedere per curiosità nella loro pagina Facebook. E infatti avevano messo un post in cui dicevano che cioè era consigliato andare prima del 14 aprile, perché altrimenti poi dopo non sarebbe garantita la visita alle persone. E peccato, cioè per fortuna che ci sono andata prima, però chissà, credo che comunque anche altri tipi di parchi di questo genere hanno questo problema, credo, cioè tanto non è che solo lì c'è questa cosa, però per fortuna ci sono andata prima, sono molto contenta. E poi volevo aggiornarvi un po' di chicche di serie TV che, siccome che ultimamente, cioè, vedo che faccio un po' fatica a trovare delle serie TV interessanti che mi tengono incollata allo schermo. E devo dire che comunque su Netflix non c'è quasi niente, cioè io mi dispiace dirlo, ma per me negli ultimi anni Netflix la qualità delle loro serie e film si è abbassata molto. E quindi non riesco più a vederlo come tanti anni fa. Infatti guardo molte serie TV che si trovano comunque nello streaming di internet, negli streaming di internet. Vabbè. E praticamente queste serie però soprattutto provengono da piattaforme o comunque Amazon Prime, ogni tanto comunque butta fuori qualche serie TV interessante, infatti o qualche film. Infatti molte volte mi soffermo proprio su questa piattaforma perché rispetto a Netflix, secondo me, ha delle serie molto più belle, molto più interessanti. Oppure adesso ho scoperto Paramount Plus. Che anche lì, infatti, sia Yellow Jackets che From provengono da quella piattaforma lì, ma ho scoperto anche la piattaforma Peacock, che sarebbe pavone in inglese, non so come si pronunci, comunque si scrive Peacock, però boh, si pronuncia Peacock, non lo so, Peacock, non lo so.
E ho visto delle serie molto molto interessanti che piano piano magari le vedrò e vi aggiornerò se cercate proprio chicche di serie TV, però ho scoperto che alcune serie però in realtà non sono ancora arrivate, uscite in Italia. Quindi si trovano sì in streaming, ma non si trovano magari in dei siti a pagamento che dovrebbe essere in collaborazione con Sky perché ha rilasciato dei diritti, ma non su tutte le serie. E ieri stavo proprio guardando sui gruppi di serie TV che serie ci fossero su questa piattaforma e devo dire che ci sono tantissime serie interessanti che fino ad oggi non sapevo le loro esistenza, ma che ho scoperto e quindi pian piano le vedrò e poi vi aggiornerò.